Abbiamo ascoltato la parola del Signore che ci viene proposta attraverso il Vangelo di Marco. Leggeremo queste domeniche piano piano il Vangelo di Marco. E in questo brano, preso dal capitolo 4 del Vangelo di Marco, Gesù ci parla attraverso la parabola del regno, ci presenta il regno di Dio attraverso una parabola. Ci dice che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno. Prima di tutto bisogna cercare di chiarire cosa intende Gesù quando parla con il regno dei cieli o il regno di Dio, che noi quando sentiamo parlare di regno attualmente immaginiamo qualcosa di imponente, immaginiamo qualcosa che è una signoria che si impone sugli altri, che domina gli altri. Invece Gesù quando parla del regno di Dio e ci vuole manifestare la paternità e la maternità di Dio che si allarga, che si apre. Questo cuore grande di Dio, la misericordia di Dio che si allarga su tutti gli uomini, che si fa presente ed è generatrice di vita, come il greco della madre che si apre per generare la vita, così è il regno di Dio, è questa volontà generatrice, questa misericordia, questa tenerezza di Dio che si allarga su tutti e ci vuole generare tutti come figli suoi e come fratelli tra di noi. Questo è il grande desiderio di Dio, che noi cresciamo come figli suoi, siamo tutti figli di Dio e quindi anche come fratelli tra di noi. E questa è la prima cosa che mi sembra importante chiarire, perché ripeto, quando sentiamo parlare di regno noi chissà cosa immaginiamo. Bene, Gesù ci dice che questo regno di Dio, questa tenerezza di Dio, questo amore di Dio, questa misericordia di Dio che si allarga, questo greco di Dio che si spalanca per generarci tutti come figli. Ci dice Gesù è come un seme, il seme piccolo, gettato, come un seme gettato sul terreno. Poco prima in un'altra parabola, sempre nel Vangelo di Marco, Gesù ci ha spiegato che il seme è la sua parola. Allora comprendiamo tutti insieme che il regno di Dio è la bontà di Dio, è la tenerezza di Dio, è la paternità e la maternità sua che si vuole manifestare a tutti e ci vuole generare come figli. E Gesù, per operare tutto questo, getta la sua parola. Poco prima Marco ci ha presentato Gesù che parla in un'altra parabola del seminatore e poi spiega il seme e la parola di Gesù è Dio che non sta zitto, che manifesta questo amore suo, lo manifesta attraverso una realtà molto fragile che è la parola. La parola poi è fragilissima, appena consegnata, ognuno ne può fare quello che può della parola, anche dalla parola che esce dalle nostre labbra, appena esce, ognuno può interpretare come vuole, così anche la parola di Dio è una realtà fragilissima, però Dio davvero si affida a realtà fragilissime, a mezzi delicati, poveri, semplici, non a mezzi potenti che imputano paura o che si impongono con la forza. Si affida alla sua parola. Tutta la Bibbia non è altro che racconto di questa tenerezza di Dio, già nell'Antico Testamento. E poi questa parola si fa carne nel seno di Maria e di Gesù. Allora il seme di Dio, la misericordia di Dio che si manifesta è Gesù, è il volto di Gesù che è stato gettato su questa terra, che è venuto a trovarci, a visitarci e che è stato capace di marcire in questa terra, perché il seme per portare frutto deve marcire all'interno della terra. E Gesù è passato attraverso quel mistero drammatico, terribile, doloroso, che è stato il mistero della sua passione, della sua morte, più realtà che fa marcire più di quello della passione, della morte. Bene, Gesù
la parola di Dio gettata sulla terra che si fa questo fratello. Ed è bello che Gesù questa sera ci dice questo seme che è la parola di Dio che è stata gettata per esempio nel greco di Maria e Maria l'ha accolta, è diventata Gesù. Se noi la accogliamo, perché anche noi, anche per noi è detta questa parola, se noi la parola di Dio la accogliamo, in questo senso dobbiamo leggerla ogni giorno. Oggi all'angelo si fa, lo raccontava, portate sempre con voi il Vangelo, diceva, nella vostra borsa, e durante il giorno leggetelo. È la parola di Dio, se la accogliamo piano piano è un seme che porta frutto. E qual è il frutto che porta, che consegna? Se la accogliamo davvero questa parola di Dio, la meditiamo, ma non la leggiamo solo per sapere conoscere il raccontino, ma proprio per conoscere il cuore di Dio, il volto di Dio, e per fare esperienza della sua bontà. Se noi la accogliamo davvero, anche noi il frutto che porteremo sarà che anche noi diventeremo figli di Dio. Figli di Dio. Come nel seno di Maria è nato Gesù. Se noi accogliamo la parola del Signore, la leggiamo e la assimiliamo, Gesù ha detto: chi è mia madre, chi è mio fratello? Colui che ascolta la parola e la vive. Allora lui è mio consanguineo, è mia madre, è mio fratello e mia sorella, ci dice Gesù. Allora se noi ascoltiamo la parola, questo piccolissimo seme che è gettato nel terreno che è il nostro cuore, e non la soffochiamo, ma lasciamo che illumini la nostra mente, il nostro cuore, piano piano questo seme porta frutto, senza che ce ne accorgiamo porta frutto. Uno si immagina chissà quale frutto porterà. Il primo frutto lo consegna a noi perché ci fa crescere come figli di Dio. Cambia la nostra vita, questo è il primo frutto. Cambia la nostra vita. Noi a volte ci aspetteremmo di far cambiare la vita degli altri. La parola di Dio, se noi la accogliamo davvero, è un seme che piano piano germoglia e ci fa nascere di nuovo come creature nuove, come figli di Dio, e ci mette nel cuore il desiderio di appassionarci alla storia, alla vita, con lo stesso passione e cuore di Gesù, di Cristo Gesù. Quindi il primo frutto che porta la parola è di cambiare noi, cambia noi, ci fa diventare figli. Se diventiamo figli, piano piano questa parola ci rende, e questo poi è il regno, servitori degli altri, come Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire, e ci porta a condividere con gli altri tutto quello che noi siamo e tutto quello che noi abbiamo. Questo è il vero frutto di questa parola ascoltata, meditata, se l'accogliamo davvero, piano piano porta questo frutto. E guardate, è termine, Gesù ci dice che questo modo di affermarsi del regno non è qualcosa di eclatante. Noi a volte ci aspetteremo le grandi piazze, le grandi assemblee. Gesù ci dice che è come un piccolissimo, il più piccolo dei segni. Però se lo lasciamo crescere proprio, porta frutto e dona gioia a tutti. Gli uccelli possono venire, dice Gesù, a ritrovare posto su questo arbereno che è l'arbereno del senape e trovare ristoro. Davvero, se accogliamo il Signore e cresciamo come figli, daremo ristoro a tutte le persone che incontreremo. Non c'è bisogno di grandi gesti, cambia la nostra vita e i gesti che compiremo diventano gesti che evangelizzano, che danno gioia ai fratelli che incontriamo. Un piccolissimo esempio in termine. Forse qualcuno di voi avrà visto il film Uomini di Dio, perché qui a Marciano l'hanno lavorato, io sono dovuto andare a Messina a vederlo, e racconta la storia di quei 7 monaci di Tiberine in Algeria uccisi nel 1996.
dalla jihad, quello che oggi sarebbe la ISIS, insomma. È bellissimo, queste sette monaci trappisti che vivevano lì a Tiberine, nella trappa, nel momento in cui gli dicono che dovete andare, tutti gli stranieri devono andare via dall'Algeria, se non gli scozziani, e in effetti non cominciano a fare, loro decidono piano piano di restare. E c'è un momento in cui sono in difficoltà, loro sono pochissimi cristiani che stanno lì in Algeria, e però sono in amicizia con tutti i musulmani, bellissimo, quello il testamento del priore della comunità. Breve, sono due paginette, ma da imparare a memoria, stupendo, insomma. Cristian si chiamava il priore della comunità. E c'è un momento in cui loro lavoravano, coltivavano l'orto e lo facevano insieme ai musulmani, vivevano insieme in pace, perché la jihad era una piccolissima ignoranza che imponeva, dava terrore ai musulmani, non sono tutti così assolutamente, anzi, sono pacifici. Ebbene, loro lavoravano insieme, e c'è un momento in cui lui, uno di loro, Cristoforo, che era il più giovane dei monaci, parlava con loro e dice: ma certo, voi me ne potreste andare. E poi quel musulmano gli fa: però se voi ve ne andate, siamo tutti un po' come degli uccellini, però se voi ve ne andate, voi siete il ramo dell'albero, se voi ve ne andate, noi dove ci andiamo a appoggiare? Non abbiamo più nessuno appoggio. Quindi non lasciateci solo. Era una piccolissima cosa. Mi ha stupito questa testimonianza, che in fondo conferma quello che dice Gesù: è un piccolissimo segno che cresce presente in un territorio senza grandi gesti, senza nessun potere, solo l'unico potere della testimonianza dell'amore del Signore. Bene, quei fratelli se ne rendono conto, non dice non ve ne andate, perché se ve ne andate noi su chi ci poggiamo, non abbiamo altra consolazione che la vostra presenza. Ed è proprio così. Allora, ringraziamo il Signore perché ci illumina. Leggiamo il Vangelo a casa attentamente, non per sapere il raccontino, ma per crescere.